Sì, buongiorno signor Presidente, buongiorno. Posso da Milano? Sì. Allora signor Presidente, da Milano le do atto che presenta il test Calò Giuseppe, nato a Palermo il 30 novembre del 31. Al test sono garantiti tutti i diritti spettanti in materia di videoconferenza. Il collegamento è perfettamente funzionante? La vediamo e sentiamo benissimo. Perfetto. Allora, è assistito dall'avvocato, abbiamo detto? Sì, del Pasqua. Nomina sostituto in atti. Sì, che è sostituto dell'avvocato Gianni, che è in udienza qui. Allora, signor Calò, lei praticamente non ha obbligo di rispondere a qualunque domanda che attenga alla sua posizione, che è definita. E quando anche rendesse dichiarazioni in questo senso saranno inutilizzabili. Invece verrà sentito su situazioni e circostanze che non attengono alla sua posizione e sulla quale lei è a tutti gli effetti testimone. Quindi la invito a leggere la formula dell'impegno come testimone. Ce l'abbiamo? Va bene, sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e di non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Sì, grazie. Risponda alle domande dell'avvocato difensore. Buongiorno, signor Calò. Senta, buongiorno signor Presidente. Buongiorno. Senta, sentita. Può riferire alla Corte da quanto tempo è detenuto? Da 30 anni. E lei ha riportato condanna per il delitto di strage del rapido 904? Sì, ma sono in... va bene, rispondo, dica. Senta, e in relazione a questo processo, lei come si ritiene? Si innocente o colpevole? Io sono innocente, sono stato condannato con un processo creato dal nulla, con carte false. Questo quello che io dirò, io ne rispondo, sono cosciente di quello che dico perché ho le prove, con carte false, con minacce, con perizie false, con pentiti che si... con pentiti falsi che... ma io tutto quello posso dimostrarlo, eh? Okay, allora, non è che dico... Ah, scusa, in ogni processo posso parlare, è vero? Non è che... certo. Non è che sono limitato, è vero? No, prego. Posso parlare. In ogni processo che io ho avuto, io ho sempre decantato, cioè mi sono sempre ribellato a tutte le volte che i pubblici ministeri hanno inoltrato ogni volta la sentenza di condanna di questo processo. È sfogato perché la mia innocenza è chiara, ma nelle carte processuali si può vedere la mia innocenza. Ad ogni modo, questo processo è stato annullato il 5-3 del 1921, annullato dalla Cassazione. Signor Calò, un attimo, procediamo per ordine, poi la lascio parlare. Volevo fare prima una domanda. Nel 1984 lei dove si trovava? Io mi trovo in carcere. No, nel 1984, l'anno in cui... Ah sì, no, io ero latitante per il processo Falcone e Borsellino. E dove si trovava, lo può dire? A Roma. E quindi lei si trova a Roma perché, perché era la... A Roma da 15... No, a Roma da 15 anni ero a Roma. Abitavo a Roma. Okay. Avevo attività a Roma. E che tipo di attività aveva a Roma? Avevo una proprietà lì a Tuscania, okay, vicino a Viterbo. Ho capito. Senta, e sulla strage in particolare, senza divagare tanto, cosa ci può riferire? Se no... Senta, io... della strage, se io dovessi raccontare tutto quello che è successo della strage, io guardi che ci voglio a mezza giornata, ma io conosco il processo parola per parola. Se vuole io ne parlo, però come è iniziato il processo, come sono stato introdotto in questo processo. No, io non voglio sapere del processo, io voglio sapere lei se sa qualcosa su questa strage. Il processo lo conosciamo. Non so niente. Ma non so che non solo che non so niente, ma io mi sono fatto sentire pure della commissione strage.
E purtroppo la Commissione Stati mi ha detto lei ha ragione, però io non possiamo fare, possiamo riaprire il processo, dice. Ma io mi sono fatto sentire dalla Commissione Stragia, perché a me mi bruciava il cuore per questa condanna, che io non ci dormo, fino adesso ricordo sempre questa condanna. Allora che è successo? Che un giorno il ministro degli interni Mancino ha parlato delle stragi in televisione, di cui questa del 904, e ha detto, dice, beh, questa strage già sappiamo che il mandante è Calò, io non l'ho digerita questa cosa. Parlai con l'avvocato, dico dobbiamo fare un'istanza alla commissione strage perché voglio essere sentito. Bene, la commissione strage mi ha ascoltato, ho parlato per 3 ore perché gli ho spiegato tutto del processo. E purtroppo dice, ma io no, non possiamo niente. Allora c'era il presidente Gualtieri. Io mi sfogo sempre di questo processo perché non lo sopporto. Sono innocente al 100%. Guardi, l'avvocato Oliviere, Corrado Oliviere, del foro di Roma, ha scritto un libro che poi è una lettera mandata a tutte le istituzioni, compresa la Commissione Strage, dove spiega tutto del processo, tutte quelle falsità che ci sono state, le forzature che ci sono state. Tutto. Sì, signor Calò, la domanda del difensore era che lei ci dica quello che sa dei fatti, circostanze o persone collegate con questa strage, se ne sa qualcosa. Ma io non so niente, non so niente. E di questa strage, il mio coimputato, che era un Guido Cercolo, che non ha sopportato questa condanna, si è suicidato. Si è suicidato. Senta, signor Calò, una domanda. Ma lei subì una perquisizione nella sua abitazione di via Tito Livio 76? Se la ricorda? Lei subì una... Sì, io sono stato arrestato lì, in via Tito Livio. Bene. Durante la perquisizione, si ricorda i verbalizzanti, cosa trovarono? Cosa presero? Ma lì a me, ecco, perché parlo di cose, di carte false? Mi hanno sequestrato un'agenda nel processo, mentre io stavo facendo un processo a Roma, il pubblico ministero di Firenze, il dottor Vigna, ha mandato un foglio di questa agenda, dove c'erano annotate delle spese mie, compresa una spesa che mi potevano dare cioè potevano coinvolgermi in una responsabilità di acquisto di un materiale. E allora, quando io mi hanno fatto questo foglio, non l'agenda, il foglio dell'agenda, appena ho visto questa agenda, a parte che non mi risultava questa spesa, ma non era la mia calligrafia. Ho detto, guarda, io voglio fare una perizia calligrafa. Bene, lo sa, l'azienda non si è trovata più, la perizia non si è potuta fare. Ho capito. Insomma, io quello che mi è successo in questo processo lo sa Dio solo. Ho capito. Senta, ma lei ha mai sentito parlare del casale di Poggio San Lorenzo? Ecco. Che responsabilità io avevo in quel... Gli hanno trovato un po' di esplosivo, un po' di droga, a Guido Cercolo, in uno scatolone. Ma lei sa di chi è questo? Ma perché mi hanno coinvolto in questo? Perché io conoscevo Guido Cercolo, allora Pippo Calò... Mi scusi, allora Pippo Calò doveva essere a conoscenza, cioè andò a finire che queste scatoloni, io ero proprietario di questi scatoloni, cioè mi hanno dato pure la responsabilità che non c'entravo niente. Ho capito. Senta, e quindi lei sa di chi è questo casale, vero? Ma io non l'ho mai visto, non l'ho mai conosciuto. Difatti il proprietario del casale, che quando ha acquistato questo casale a Guido Cercola, ha visto che chi trattava, chi ci andava... E io ho avuto un confronto con questo proprietario del casale, sì. E non, lì in aula a Roma, e a me non mi ha riconosciuto, a me no, questo signore io non lo conosco. Ho capito. Senta, ma ritornando alla domanda iniziale, no? Al di là del processo che le hanno fatto, lei di questa strage ha detto che non sa nulla. Non so nulla. E quindi lei a me quello che mi...
A me quello che mi dispiace una sola cosa, mi dispiace veramente che i familiari di queste vittime sono stati ingannati in questo processo. Perché la verità non è questa, la verità non hanno voluto trovare. Io sono un capo espiatorio, non ho nessuna responsabilità su questo processo. Ho capito, quindi... E lo dico e lo posso dimostrare ovunque, in qualsiasi sede. Ho capito. Senta, e quindi lei commentò mai i fatti di questa strage con qualcuno? Ebbe modo di parlare con qualcuno? Senta, tutti i processi con chi ho sfogato, glielo dico io. Io ho sfogato con tutto, con, per esempio, difatti c'è stato un pentito che dice, Calò, dov'è qua? Io, perché mi sono scritto tutto, un certo, come si chiama? Cucuzza Salvatore, che era a Palermo, mentre si stava discutendo il processo, il maxi processo, ed era vicino alla cella mia, passeggiavamo ancora assieme, e ha detto, perché poi si è pentito questo Cucuzza, parlando, perché ogni volta che io ho sempre, in tutti i pentiti che ci sono stati in vari processi, io ho sempre fatto fare la domanda se qualcosa sapevano di questa strage. E allora tutti hanno risposto no. Cucuzza ha detto Calò era una sua ossessione per lui questo processo, perché era innocente. Brusca, che cosa ha detto? Nella corte di assise di Caltanissetta, terza sezione, processo Borsellino, il 31-99, ha detto mio padre, Tangemi pentito, e Rina dicevano Calò è innocente. Ma di questo lei, processo. Sì, ho capito. E tutti gli altri pentiti che io ho fatto fare la domanda non hanno mai risposto, a tutti hanno detto no, non so niente. Signor Calò, mi scusi, ma lei quindi ha mai parlato con il signor Brusca di questa strage? Con Brusca? Sì. No, con Brusca non ho mai parlato. Non ne ha mai parlato. Senta, ma lei, sempre in relazione a questa strage, no? Sa di un coinvolgimento del signor Rina Salvatore? Sa di un coinvolgimento del Rina Salvatore per questa strage? Ma io di questo non so assolutamente. Guarda, io sto parlando del mio processo, poi non so altro. Ho capito. Che cosa posso sapere? Io posso dire che sì. Come sono stato accusato io, sarà stato accusato pure Rina, perché purtroppo non lo so che questo collegamento, perché Rina si trova in questo processo, non lo so, se hanno trovato qualche collegamento, non lo so. Va bene così. Io per il momento non ho altre domande. Il primo ministero ha domande? Prego. Buongiorno signor Calò. Buongiorno, c'è il primo ministero. Senta, le volevo... Dica. Sì. Le volevo fare una domanda. Lei si è proclamato innocente all'epoca e anche ora di questa strage? Ma sempre. Sì. Lei risulta condannato in via definitiva per tante altre stragi e omicidi. Credo che siano 25. Io aspetti, e siamo sempre no, aspetti là. Prima che finisca la domanda il pubblico ministero e poi risponde. Strage di Capaci, Borsellino... L'omicidio in danno del fratello del giudice imposimato, l'omicidio di Leonardo Vitale, lei per tutti questi altri fatti, anche stragi, per i quali ha riportato condanna, si proclama innocente? Innocentissimo, ma io le dico di più. I processi questi delle stragi, la Cassazione mi ha annullato queste e poi che è successo? Anche i mandati di cattura, sì. Poi quando il processo andò a finire in Cassazione me l'hanno annullato, e poi c'è stato un ordine forse dello Stato, perché dovevano essere tutte condannate, la Cassazione non esiste più. Senta, un'altra domanda. Cioè, quello che ha detto la Cassazione. Sì, scusi. Prego, no, siccome diciamo sono sentenze ormai passate in giudicato, ecco, era solo questo, conosciamo l'evolversi di questi procedimenti. Lei è stato condannato? Dica. Lei è stato condannato? Stato condannato
Non mi fa terminare la domanda. Sì, aspetti che conclude la domanda il primo ministero e poi risponde. Anche insieme al signor Rina Salvatore, che è imputato, anche tutti gli altri soggetti che sono stati condannati con lei per questi fatti sono innocenti? E che ne so io? Io sono innocente, poi faccio, che cosa posso sapere io? Ho capito, sono lei innocente. Senta, lei si è proclamato innocente sia di fronte agli organi inquirenti e ad altri, parlando con altri, ha ammesso mai di essere responsabile o sempre negato la sua colpevolezza? Sempre negato. Con tutti l'ha negata? Posso? Sì, prego. Posso rispondere? Sì, sì. Io ho sempre gridato la mia innocenza in questi processi. Va bene. Ho sempre negato, signor dottoressa, non negato, ho sempre detto la verità. Ha sempre detto la verità. Un'altra cosa. Mi scusi, Pedro, un'altra cosa che voglio dire. Io non sono una persona di strage. Io non è nel mio io, nel mio carattere, nella mia. Io le persone. Lei capisce che cosa sono le strage? Morire le persone innocenti. Certo, no. Ma come si fa? È vero. Senta, le volevo chiedere un'altra cosa. Signor Calò, so che lei vuole, ecco, se magari risponda alle domande. Lei ha fatto parte dell'associazione Cosa Nostra, ricoprendo il ruolo di capo famiglia e capo mandamento di Porta Nuova? La domanda è chiara. Senta, dottoressa, io per avere un confronto con Cangemi, che la colpa per il mandato di cattura che mi hanno fatto il dottor Borsellino e Falcone, perché poi me l'hanno fatto dopo 6 mesi il mandato di cattura, io non avevo mandato di cattura. Nelle dichiarazioni che ha fatto sto Cangemi pentito dopo, mi coinvolge, ma non mi coinvolge che io ero responsabile, ha detto solo due parole. Ma io scusi, dice, signor Calò, che se la interrompo. No, io voglio vedere. Io le ho detto se lei ha fatto parte e l'ha riferito anche agli inquirenti in processo. E allora io le volevo spiegare questo. E allora per poter ottenere un confronto che non lo potevo mai ottenere, ho dovuto ammettere che io ho fatto parte di questa associazione. Ecco. Dove l'ha dovuto ammettere? Chi l'ha costretto? Nessuno, io. Lei. Quindi lei ha fatto parte, ad esempio, io qua poi produrrò, Presidente, le sentenze dell'omicidio. Questo l'ho fatto per difendermi. Dell'omicidio Calvi, dove Calò è stato assolto, irrevocabili, dove risulta che lei si è sentito dal PM Luca Tescaroli, ha detto che ha fatto parte dell'associazione Cosa Nostra dal 79 all'81. È così? Sì. Ecco. Ma lei vi ha fatto parte veramente? E allora, se io lo sto dicendo sì, ho detto sì. Ha detto sì. Senta, mi vuole dire quali erano gli scopi e le attività dell'associazione Cosa Nostra? Senta, io su questa domanda mi dispiace, dottoressa, non posso rispondere. Non vuole rispondere o non può rispondere? Non voglio rispondere. Non risponde, benissimo. Senta, le volevo chiedere un'altra cosa. Lei, in quegli anni che vanno quando stava a Roma, parliamo dagli anni 80 fino all'84, si è recato mai a Palermo? Ma guardi, ma se non mi vuol credere, non mi credo. Io vivevo a Palermo, tant'è vero che a Palermo non volevo più tornare e acquistare una proprietà vicino a Viterbo appunto per fare un allevamento. E stavo più di 4 anni lì, mi pare, 4 anni lì, soltanto che ho dovuto ritornare nuovamente alla proprietà perché un confinante ha chiesto i diritti di prelazione e ho dovuto cedere nuovamente l'attività. Ma sono rimasto sempre a Roma. Non ho capito la risposta. Si recava a Palermo, sì o no? E con quale mezzo si recava a Palermo? Io mi sono recato a Palermo qualche volta dopo che sono stato assolto in un processo ed ero libero. Era libero.
andai a salutare i familiari e poi me ne tornai a Palermo, a Roma. Senta, lei anche sempre in questi, in sentito a Roma, e poi ci sono le sentenze che produco, ha riferito che vi si recava in aereo. Ma quando mai? In aereo per farmi arrivare. Io, dottoressa, io andai a Roma perché avevo un mandato di cattura, che poi sono stato assolto. Mi sono liberato di questo mandato di cattura dal 72 all'80, perché all'80 sono stato assolto definitivamente. Perciò in questo periodo che io ero latitante non potevo andare a Palermo, ero a Roma fisso, me ne andai a Roma. Va bene. Al di là delle sue dichiarazioni, abbiamo le sentenze, quelle del maxi processo, quelle che ha reso poi... A Faldetta Luigi lo conosce? Sì, l'ho conosciuto. Faldetta Luigi ha dichiarato che lei spesso veniva a Palermo. Se vuole le porto i punti della sentenza. No. E andava in Corso Calatafimi, dove l'attendeva Magliozzo Vittorio. E lei aveva una casa intestata a sua moglie e abitava anche lì Magliozzo Vittorio, è così? Ma guarda, poveretto, questo un povero uomo che per scolparsi di tutto quello, perché l'hanno purtroppo io abitavo a Roma, quando acquistai un appartamento a Roma si è prestato lui a trattarmi questo appartamento e ha fatto ad ogni modo si è interessato lui per acquistare questo appartamento. Questo Faldetta. Quando si è sentito Buscetta, e io Buscetta venne a trovarmi a Roma, io l'ho ospitato una volta a casa mia. Quando si è fatto pentito, ha indicato che io abitavo in via Aurelia. Allora, parlo di via Aurelia, sì. Nel 1980. 80, sì. E allora, facendo indagine, la polizia ha scoperto che che l'aveva trattato questo Faldetta. Questo Faldetta poi nel macchino processo viene arrestato e lo condannano per favoreggiamento. Allora lui, siccome non era stato mai carcerato, poveretto, era un disgraziato, ha fatto tante di quelle dichiarazioni. Purtroppo, che cosa fosse? Insomma, venivo a Palermo. Le volevo dire una cosa. Faldetta risulta a pagina 4330, lo dico nella sentenza del Maxi, dice. Che l'appartamento a Roma appunto era stato intestato a una società di cui erano soci Bellino, Gaspare e Vincenzo e che lo aveva comprato lui su incarico suo, questo di via Aurelia 477, è così? Sì. Senta, nell'estate 83 Faldetta gli ha telefonato perché gli avevano richiesto una tangente di 50 milioni e si era rivolto a lei, e poi dopo aver telefonato a lei le telefonate erano cessate? Si ricorda questo particolare? Non è vero. Senta, lei con Faldetta si è trovato a Porto Rotondo in Sardegna insieme a Balducci Domenico? Sì. Sì? Posso rispondere su questo? Su questo può rispondere. Il primo processo che io ho avuto, perché io andavo a villeggiare a Porto Rotondo in estate. Vorrei capire, professore, la rilevanza di questa domanda, perché prima che sentiamo la lunga risposta La rilevanza è importante, perché lui si recava a Palermo in quel periodo anche...
come ha detto Faldetta, sino alla primavera del 1984. Parlavamo della Sardegna, però, mi pare di aver capito. Sì, e anche in Sardegna, perché nonostante c'era uno che aveva, che si spostava liberamente, come? Questo voglio dire, non stava a Roma. Ma, e un'altra cosa le voglio dire. Quando lei veniva a Palermo, i biglietti aerei chi glieli comprava? Io, cioè, quando andavo una volta, due volte a Palermo, io andavo in macchina, non ne prendevo aereo. Senta, però, lei è... Dottoressa, ma è possibile? Sì. Mi scusi, ma posso, io l'ho detto tanto, ma come faccio a prendere l'aereo? Allora, sempre nella sentenza... Con la macchina mi facevo accompagnare. Sì, lei veniva prelevato in aeroporto di Milano a mezzo di un'autovettura BMW. E questo è stato ripetuto, il contratto di acquisto di questa BMW 520, e il prezzo fu, gli inquirenti hanno accertato che fu pagato con la permuta di una Giulietta di proprietà di sua moglie, e l'auto fu fatturata sempre a questa ditta di Gaspare Bellino, che, con il quale lei ha avuto contatti. È vera questa circostanza? Nella sentenza è una circostanza provata. È vero, questa no? Sentenza, questa macchina era di mia moglie e l'abbiamo venduta, e poi c'è stata una permuta, non lo so. Va bene. Senta, lei quando stava a Roma e si faceva chiamare Mario Aglialoro? Sì. Senta un'altra cosa, lei ha avuto un incontro con all'autogrill nel Lazio con Inserillo e Bontade e Buscetta? Questo l'ha detto Buscetta, ma non è vero. Però. Non è vero. Ma lei riconosceva Bontade e Inserillo? Io conoscevo Bontade e Inserillo? Ma no, io non ho mai visto Bontade e Inserillo. Li sente ora per la prima volta? Come? Li sente ora per la prima volta? Non ho capito. Questi nomi, Bontade e Inserillo, li sente oggi per la prima volta? No, io anche li sento dire questi nomi. Sì, pubblico ministero, comunque non per limitare, diciamo, la... Cioè, però, insomma, lei è in controesame su un test che è della difesa, quindi che non... Non posso fare le domande sulla strage perché c'è una sentenza passata in giudicato. No, ma anche il capitolato, voglio dire, non ha un'autonomia del capitolato che trascenda poi quello che è il capitolato... Sì, ma anche sulla base di quello che ha detto lui. Senta, le voglio dire, ma anche sulle circostanze che risultano agli atti, lei riconosce Ganci Calogero e Anselmo Francesco Paolo? No. Loro più volte hanno riferito dinanzi a questa corte che l'hanno incontrato e che si incontrava lei con Totorrina. Sono presente, io di queste domande per cortesia non voglio neanche rispondere, perché io non, una volta che io non posso dire sì se non è vero. Va bene. Brusca Giovanni, che la domanda lo conosce? No, Brusca Giovanni no. Padre è stato imputato con me nei processi. Allora lo conosce. Lui veniva padre, quando... Sì. Sì, senta, quando c'era il maxi processo alle udienze, che lei era detenuto, si ricorda che Brusco Giovanni veniva al processo e parlava anche con voi detenuti? Ah, con me non ha mai parlato. Parlava con altri ci parlava lei? Con altri lo vedeva lei a Brusca Giovanni? Ma io non. Brusca Giovanni, ormai lo conosco perché l'ho visto nella televisione, l'ho visto tante volte. Ma non lo conosco di persona, cioè non ho mai avuto rapporti con questo Brusca. Con questo. Brusca Bernardo, il padre? Che era in carcere. In carcere sì. Senta, ma lei agli altri capomandamenti, quando lei era capomandamento di Porta Nuova, non li conosceva? Dottoressa, per favore, io non rispondo a questa domanda. Non risponde a questa domanda. Senta un'altra cosa, Salvatore Cucuzza l'ha citato lei, lo conosceva, faceva parte del mandamento di Porta Nuova? Era arrestato con me, dottoressa, quando lo conosceva? Nel processo. Lo conosceva? Nel processo. Non era stato incaricato da lei di fare gli appostamenti a contorno Salvatore, come si legge in sentenza? Senta,
Per favore, signor dottore, io non, se no dobbiamo, non lo so, io che sono imputato di questi processi? No, in questo, allora, io non rispondo più a queste domande. Non risponde più a queste domande. Senta, lei allora la domanda sull'imputato. Lei lo conosce Arina Salvatore? Ho visto in carcere. Prima del carcere? Ho visto in carcere. Prima del carcere l'aveva mai visto? Quando eravate entrambi latitanti? No, no. Non ci ha mai parlato? Teresa, non risponda a queste domande, per favore. Va ci bene. Sono le sentenze. Ci sono le sentenze. Purtroppo ci sono purtroppo le sentenze che posso dirle. Vabbè. Sento un'altra cosa. C'è un collaboratore qui, Giuffrè Antonino, che ha riferito che ha visto lei parlare con Michele Greco ancora prima che lei venisse arrestato il 29 marzo 85, in cui lei si proclamava innocente di questa strage del Rapido. Io le voglio chiedere se questa circostanza è vera e perché ancora. Senta, mi dica se è vera. Senta, io di questo Giuffrè, pentito falso e bugiardo come questo Giuffrè, forse è lui, c'è soltanto solo lui. Io ho voluto questo Giuffrè nel processo, cioè ha fatto una testimonianza nel processo Calvi. Sì, la domanda era se lei ha incontrato Michele Greco, questa è la domanda. No, no, assolutamente. Allora, non lo conosce a Michele Greco? Sempre, dottoressa, io non rispondo più a questa domanda. Vabbè, non risponde più. Ha avuto un controllo il 26 giugno dell'83 a Chiasso, che ci andava a fare in Svizzera? Vabbè, però queste sono domande che attengono esclusivamente alla sua posizione, quindi lui chiaramente... No, no, ma non è la posizione del Rapido, no, Presidente, però siamo a quel periodo, la libertà di movimento che aveva lui. Però sono domande che riguardano la sua posizione. No, ma non la strage del Rapido. Dottoressa, non la strage del Rapido, Presidente. All'82 ero libero. Non avevo processo. Sì, ma la domanda è diversa. È stato controllato a Chiasso insieme a chi era? Sono stato fermato perché avevo due documenti. Due documenti falsi, ma insieme... No, perché mi hanno trovato, anziché 250 mila lire, mi hanno trovato circa un milione. Allora si poteva solo avere in tasca 250 mila lire e così mi hanno fatto una multa. Sì. Nel dare i documenti hanno trovato che io avevo in possesso di due documenti. Mi hanno, diciamo, arrestato e poi subito dopo venne il magistrato e mi ha dato la libertà provvisoria. Sì, ma lei insieme a chi era? Eh? Era insieme a Cancemi? Sì, professore, sono comunque domande che riguardano la sua posizione, indipendentemente dal fatto che sia... No, Presidente, scusi, però su questo punto, io non sto facendo nessuna domanda sul Rapido. Ma anche sul Rapido comunque attiene la posizione del teste, e noi lo possiamo sentire come teste su altri fatti, ma non su fatti che riguardano comunque la sua partecipazione, anche a fatti diversi da quelli per cui giudichiamo. Vabbè, allora senta un'altra cosa. Lei quando è stato arrestato nel marzo 85... era insieme a Rotolo Antonino e a Lorenzo Di Gesù, questo è un dato, cioè, se no sì. allora non... No, va bene, sì. Vabbè, sì. Sì, sì. E perché abitavano con lei? Io conoscevo, devo giustificarmi allora, ma poi ci sono i processi che parlano, c'è il maxi processo. Io, guardi, Rotolo Antonino, io avevo una, a Palermo avevo una, gestivo una macelleria, e lui è vicino alla macelleria, quando ero libero, parliamo degli anni 70, 69, 70, 71, quando vicino a questa macelleria c'era un meccanico ed era gestito da questo Rotolo Antonino, è nata un'amicizia, una conoscenza, e poi era molto amico di un mio cugino. Va bene, e questo... va bene, la prendiamo per... Va bene, no, va bene. L'ultima domanda, l'ultima domanda. Lei dice ho fatto parte, come dice nelle sentenze che produco, fino all'81, me l'ha confermato. Perché poi non ne ha fatto più parte, se c'è una ragione? Teresa, non voglio rispondere a queste domande. Ah, non vuole rispondere, bene. Va bene così. Allora,
Presidente, io chiedo di produrre le sentenze che anche già avevo indicato l'altra volta a proposito delle testimonianze di lui.